L'ultimo attrezzo arrivato in casa Pilates è il Reformer Solution, che ci permette, cambiando la configurazione del lettino, di fare esercizi sia in spinta che in trazionamento. Questa è la sezione tradizionale del lettino, così come l'avete visto usare prima da Deborah. Spostando la palla dall'altra parte, la forza che agisce sul corpo sarà una forza in trazione e ci permette di lavorare tutta la muscolatura. Ora Giorgia si porterà seduta, i talloni fuori dal lettino, tutto il resto di lettino. Si allungherà in avanti per afferrare la palla, abbasserà la testa e andrà in estensione con la colonna. Come vedete la sua colonna rimane arrotondata, il carrello permette alla persona, rimanendo rilassata, quindi senza opporre resistenza, di andare direttamente a trazionare verso la fine del lettino in modo che la persona senta tutto l'allungamento della colonna fin su al lato cervicale. Riportando gradualmente la schiena in posizione retta, il lettino scorre e posizioniamo il poggiaspalle sotto la palla. La persona è come se fosse appoggiata a un muro. I suoi punti d'appoggio sono la testa, la parte del cingolo scapolare e la parte sacrale. Due curve fisiologiche interne rimangono quelle lordotiche. Dalla posizione di allungamento ritorno in round back con la schiena, abbasso la testa e vado in allungamento. Questo è un ottimo esercizio per la mobilità della schiena e per il rinforzo della muscolatura bassa della colonna. Ritorno in posizione retta, sollevo la colonna e tengo la posizione. Cambio la posizione delle mani e farò da sotto. Andando in trazione con le braccia cerco di aprire la cuffia dei rotatori e di portare la palla contro l'ombelico. Nel tornare mi concentro per mantenere la colonna in posizione retta, quindi l'addome rimane contratto, gli erettori spinali rimangono attivi, trazione. Questo è un ottimo lavoro per il rinforzo di tutta la catena posteriore, della muscolatura come vedete delle braccia che lavora per il peso che viene messo sul lettino, della cuffia dei rotatori, la muscolatura della spalla che deve aprirsi tutte le volte che la persona traziona il suo peso. Cambiando la posizione delle mani possiamo lavorare due sui diversi. Apriamo la mano come tutta la palla e andiamo a lavorare di più la catena del gran dorsale. I gomiti si aprono verso l'esterno, le scapole si avvicinano. Riporto le braccia distese avanti, la cuffia del rotatore si chiude e le scapole si allargano. Trazione. Ritorno. Come vedete l'addome e la parte finale della colonna rimangono attivi per tenere la schiena come se fosse tra due pareti, in modo che la vostra colonna non subisca carichi durante la trazione. Riporto il carrello dietro, arrotondo tutta la colonna, vado in scarico per la schiena.